Illuminati si riferisce ad una tecnica antica, ad una pratica che era quella di costruire la prima lettera di un testo con il lignino rosso. Da questa pratica è nato l'uso di decorare i libri con delle piccole immagini. Gli artisti sono quelli che, meglio di chiunque altro, hanno questa capacità di trasformare i testi letterari in immagini. E in questo senso gli artisti stessi sono degli illuminati, sono dei demiurghi, sono dei maghi. Questa mostra non poteva che partire dalla palla di Giovanni Bellini, dall'incoronazione della Vergine, in cui troviamo un'immagine molto importante, che è quella di San Giorgio che uccide il drago, che è una delle immagini appunto tratte da uno dei testi che è stato fondamentale per l'iconografia, che è la Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine del XIII secolo. Questa immagine, come dire, dà il via ad un percorso che si spiega per l'intera Galleria Civica e tocca opere importantissime come quella che ho alle spalle del Gessi con la morte di Adone, in cui viene raccontata appunto la pittura delle rose, una favola, una leggenda tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, che è un altro dei grandi testi utilizzati dagli artisti nella produzione di immagini. E naturalmente l'altro testo per eccellenza è la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, in cui all'interno del percorso troviamo tutta una serie di opere. Ma le Metamorfosi di Ovidio sono anche molto importanti per la produzione dei ceramici pesaresi, che hanno fatto questo libro uno dei testi più importanti da cui trarre le storie mitologiche che vi vengono raccontate. Dopo aver attraversato le stanze della Pinacoteca con i dipinti storici che vanno dal 400 fino al XVIII secolo, inizia il periodo più contemporaneo, e quindi con un genio illuminato del Novecento, un protagonista del surrealismo, un protagonista delle scene artistiche del XIX secolo come Salvatore Dalì, che è presente in questa mostra con una serie di incisioni, 100 per esattezza, tratte dalla Divina Commedia, che evidentemente Dalì all'interno di questo ciclo esprime tutto il valore e la qualità dell'arte surrealista. Anzi, potremmo dire che la Divina Commedia è quasi un romanzo surrealista. Nella divisione dei tre canti è stata un po' costruita la divisione della mostra, il percorso della mostra. E questa prima parte dei Musei Civici si conclude con un'opera contemporanea, un film realizzato da Dorea Di Martino, tratto da un romanzo di John Cheever, The Swimmer, da cui è stato tratto un film che è diventato un cult. E questa parte della mostra è indicativa di come quell'attività di trasformazione dei testi di immagini in età contemporanea sia passata proprio dall'arte al cinema. La mostra prosegue poco lontano dai Musei Civici, nella casa di Rossini, nella casa del Natale di Gioacchino Rossini. Al secondo piano della casa di Rossini abbiamo installato il purgatorio. Perché il purgatorio? Perché la musica è purificatrice, elevatrice, trasformatrice, dunque mi sembrava abbastanza indicato legare a questo genere della musica il purgatorio, questa idea appunto di purificazione della musica. Mentre nel seminterrato troviamo un'opera di Francesco Arena, un artista contemporaneo, un'opera dedicata alle lettere dalla prigione di Gramsci, quasi un monumento a questo grande intellettuale italiano. E uscendo dalla casa Rossini ci avviamo verso lo scalone Manvitelliano, che già di per sé è un elemento fortemente simbolico, è una scala di un edificio settecentesco rimasto senza l'edificio, quindi è una scala che non porta a nulla e già di per sé è una metafora del paradiso di Giacobbe, di quel sogno di Giacobbe in cui il profeta sogna una scala che dalla terra porta direttamente al cielo, frequentata dagli angeli. Dunque in questo luogo non poteva trovare posto altro che
che il terzo dei canti di Dante, cioè quello del paradiso. Ma salendo la scala si incontra il terzo lavoro di un artista contemporaneo, in questo caso si tratta di Francesca Grilli, l'opera si chiama Terra, si tratta di un lavoro sonoro che riproduce su un disco di vinile tre tracce, quindi tre paesaggi sonori tratte da altrettanti esagrammi del libro dei mutamenti, più conosciuto come il libro del Cinque, uno dei testi più famosi della spiritualità cinese, considerato da Confucio il libro di grande saggezza, che conclude il percorso espositivo di questa musica.